qui in piazza Pietro Turati, conosciuta da tutti gli augustani come Piazza Mercato, è cominciata stasera la nuova avventura invernale di Sud Caffè, la locale di tendenza tra i più apprezzati non solo in provincia di Siracusa ma anche in provincia di Catania, locale che ovviamente tutti conoscono a Brucoli. Alle mie spalle Sud Intesiti, questo nuovo locale che sorge appunto nel cuore del centro storico di Augusta, alla mia destra la chiesa madre di Augusta, alla mia sinistra il convento di San Domenico, non solo un'operazione commerciale ma anche un'operazione di valorizzazione del centro storico. Madrina della serata l'attrice augustana Barbara Tabita, noi siamo venuti a curiosare, vediamo. Oh. Evviva! Auguri! Luca Baffo, comincia questa nuova avventura, comincia nel centro storico di Augusta e questa è forse meglio ancora che un'operazione commerciale, anche un'operazione culturale, no? È un'operazione anche di cuore, oltre che culturale, perché qui io ci sono nato, proprio 100 metri più su, mi viene ancora il groppo alla gola, perché comunque qui ancora ci vivono i miei genitori e qui ho il piacere di venire a rifugiarmi quando ho bisogno della mia famiglia, quindi spesso. E in queste zone erano le zone che percorrevo a piedi la mattina quando magari andavo a scuola e ho fatto le scuole medie qui all'attuale edificio comunale dell'Orso Mario Corbino e quindi questo posto l'ho visto pulsare di realtà locali oggi inimmaginabili, perché qui era il cuore del mercato del pesce, il cuore del mercato rionale nel senso stretto della parola. E quello che ho visto io è ancora poco rispetto a quello che mi raccontano i miei genitori e quello che mi raccontavano i miei nonni. Questo posto è un posto magico, è un posto che è in mezzo alla storia, è in mezzo al convento di San Domenico, come diceva Pino Carrabino, che è il primo luogo culturale nato ed edificato ad Augusta, ed è in mezzo alla chiesa madre, al Duomo di Augusta, luogo sacro, luogo di culto e posto importantissimo per la nostra realtà. Luca, qual è il segreto del successo a tuo giudizio di Sud Caffè, una realtà che in pochissimi anni è riuscita a diventare un locale di tendenza tra i più apprezzati probabilmente non solo nel siracusano ma anche nel catanese, tra l'altro lo scorso anno anche annoverato tra i 10 migliori locali dove si servono le migliori 10 apericene d'Italia, insomma perché tutto questo successo e qual è il segreto di questo successo? Ma guarda, io dico che il segreto del successo è un mix di fattori. Il principale, e lì faccio un passo indietro perché lì posso avere soltanto il merito di averlo scoperto quel posto quando non lo vedeva nessuno, è la location. Anche lì c'è un passaggio di cuore, perché io nasco ad Augusta ma vivo a Brucoli e vivo proprio sopra il Sud Caffè. E quindi capitava che ogni inverno mi trovavo a vedere questo mare in tempesta che spazzava questa zona sottostante il ristorante al castello e dicevo questo è un posto fantastico per farci un locale in quei 3 mesi d'estate dove il mare ci dà tregua, poi dopo si smonta tutto e si lascia spazio appunto al mare. E poi mettiamoci anche la professionalità del nostro personale che è veramente al top, gli chef che si sono succeduti in questi anni al ristorante al castello che preparavano appunto questi apericena a dir poco sfiziosi, delle pietanze prelibate che sono state apprezzate da tutta Europa oltre che l'Italia, perché comunque in estate Brucoli è veramente un porto d'arrivo di tante realtà provenienti un po' da tutto il mondo. E quindi diciamo che il mix di tutto questo, associato anche alla buona musica, ha fatto sdoganare Brucoli da quella che poteva essere una località per un turismo un po' più di massa a farla diventare una zona di un turismo d'élite, perché sicuramente non vogliamo fare concorrenza a Marzamemi, assolutamente a Brucoli, ma ci leviamo un po' come situazione. Dunque, Sud Caffè, concludiamo così, Sud Caffè si fa in due, Sud Caffè estate a Brucoli, Sud Intesiti ad Augusta nel centro storico, in piazza affacciato proprio su Piazza Mercato, ma Sud Intesiti è qualcosa di più però rispetto al Sud Caffè estivo. Diciamo che Sud Intesiti ha del Sud Caffè estivo il personale,
alla qualità, alla professionalità di tutto lo staff, di tutto il nostro staff, e ha soprattutto il brand. Questo brand ormai registrato, riconosciuto, ormai pensa che su Facebook, tanto per fare un esempio, ha oltre 36.000 mi piace, e se vai a fare una ricerca su Facebook, Sud Caffè è il locale che tra gli utenti di Facebook è più seguito nella provincia di Catania, cioè non di Augusta o della zona, proprio Catania, noi concorriamo con i locali di Catania. Per cui questo ci fa enorme piacere. Esportare questo brand da Brucoli ed importarla da Augusta vuol dire farci conoscere da chi già ci conosce e fare in modo di far vedere una realtà diversa, che è il Sud in the City. Questo io l'ho chiamato il salotto all'interno del salotto della città, perché come avete visto all'interno e come vedono le immagini è un posto dove ci si può far coccolare dalla realtà, è un posto dove si può venire a bere un buon caffè durante il giorno, si può venire a fare un pranzo veloce a ora di pranzo, si può prendere una cioccolata, un tè e la sera partecipare ai famigerati apericena, che appunto saranno esportati qui in centro e saranno in Piazza Mercato e vivranno praticamente quotidianamente sempre. Allora, Barbara Tabita, che viene quante volte da Augusta? Una volta l'anno. Solo una volta l'anno? No, in realtà così poco. Ho comprato casa, quindi adesso vengo molto di più. In realtà ho anche partorito da 7 mesi, quindi... A proposito di parto, Beatrice come sta? Benissimo. Mi pare che si chiami Beatrice. Sì, no? Sì, mangia e cresce tanto, sta bene. Allora, stasera madrina di questa inaugurazione di Sud in the City, perché tu con Luca siete cresciuti praticamente insieme, se non sbaglio. Sì, siamo cresciuti insieme e siamo cresciuti qui, cioè siamo cresciuti nel centro storico, e quindi quando lui mi ha chiamato per questa cosa parlandomi di centro storico ha toccato delle corde che hanno a che fare con i sentimenti, con la nostra adolescenza, i nostri amici, di cui due non ci sono più, quindi ci sono dei legami indissolubili che quando ti chiamano vai. Cos'è questa storia della lettera che ha raccontato Luca? Ma guarda, io non... Una premonizione oppure un augurio oppure cosa? Guarda, non lo so, perché in realtà io mi ero dimenticata totalmente di questa lettera. Quest'estate l'ho incontrata a Brucoli e mi ha fatto vedere questa lettera e sono rimasta senza parole. Ma spieghiamo di cosa si tratta, però chi in realtà, allora, 25 anni fa ero il primo anno di università al DAMS, quindi studiavo per fare l'attrice. Luca faceva animazione, lavorava nei villaggi turistici, avrebbe voluto poi fare questo di lavoro. E io gli mandai una lettera, perché all'epoca esistevano le lettere, non nient'altro. C'era WhatsApp, non c'era Messenger, non c'era Se sei all'università scrivi agli amici dicendo sto bene, sono viva, sto facendo questo, quest'altro. Sognai Luca una notte, quindi il giorno dopo mi viene voglia di scrivergli. E in questa lettera gli scrissi e gli augurai di diventare un giorno un famosissimo imprenditore, il giorno in cui sarei diventata una famosissima attrice. E tu, famosissima attrice, ci sei diventata. Perché ho scritto questa cosa, perché la cosa assurda è che io questo mestiere non l'ho iniziato per questo motivo, perché comunque è un mestiere talmente faticoso che se lo fai per la gloria proprio, se lo fai per diventare famoso è veramente davvero complesso, perché è talmente faticoso e è talmente difficile la strada impervia in salita che devi avere altre forze che ti spingono ad andare avanti. Adesso ci arriviamo alla carriera di attrice. Tu praticamente sei cresciuta qui vicino, dove abiti? In questo possiamo dire, salva la privacy, però lo possiamo dire. Ci stanno i miei genitori, sto qua dietro, in via Roma. Insomma, questo posto è il posto della tua infanzia sostanzialmente. Sì, assolutamente sì, certo. Allora, parliamo della tua carriera. Nella vita privata c'è Beatrice che è arrivata da poco, la carriera invece è iniziata da tanto tempo, film importantissimi sia nel cinema che nel piccolo schermo, nella TV, registi importanti da Neri Parenti a Pieraccioni, da Francesco Albanese a Vincenzo Salemme, insomma tanti registi importanti. C'è un film che Barbara Tabita porta nel cuore in particolare? Ma io ti dirò, i film che porto nel cuore sono tanti, perché sono in qualche modo, ogni film ha raccontato sia un pezzo di me
che è stata una svolta, cioè è stato un passo. Io sono, quando ho iniziato a fare questo mestiere, ho iniziato pensando che comunque davanti avevo una gavetta lunghissima, perché ai tempi miei si faceva la gavetta, non esistevano né talent né niente, quindi iniziavi sapendo che avevi 20 anni da sudare e ognuno di loro... Dice i tempi tuoi, sei giovanissima, ma sei giovanissima. Sì, ho capito, ma io ho iniziato 25 anni fa e oggi se dice un ragazzo che deve fare 20 anni di gavetta, cioè, ti scoppi a ridere. Quindi ognuno di loro in realtà è stato uno scalino, un passo avanti, e non ne posso escludere nessuno, da Figarre Picone a Pif, a Pieraccioni, Salemme, Abbatantuono, Maccio Capatonda, i film per la TV sociali, sono troppi, sono tanti, ognuno di loro in qualche modo... Ma ci sarà un film che è nelle corde di Barbara Tarquinio? No, non è che è nelle corde, il film per cui mi vengo riconosciuta di più e che sono entrata nel cuore per esempio dei palermitani è il 7 e l'8, e quindi mi fermo non so quanti bambini, sì, che vogliono darmi un pugno in faccia. Ogni tanto qualche signora mi fa: scusi, mio figlio le vuole dare un pugno, può? Faccia. No, perché quella è una commedia straordinaria che è andata benissimo e che veramente è rimasta nel cuore dei siciliani e soprattutto a Palermo. Figarre e Picone sono come Santa Rosalia, quindi in qualche modo, cioè, ci stai di lato, va. Nel futuro di Barbara cosa c'è? Continua a esserci il mio lavoro, dobbiamo solo prenderci le misure perché Beatrice è appena nata e quindi... Richiede molto tempo? Abbastanza, i bambini richiedono tempo, infatti io non avevo mai desiderato e provato a fare un figlio, perché io credo che un figlio lo devi educare, ci devi stare sopra, e quindi è un po' complesso per questo, perché io non voglio lasciarla alle date, quindi le due cose le dobbiamo incrociare per fare in modo che continui a lavorare, ma che continui a fare anche la mamma. Posso farti una domanda alla Gigi Marzullo? Ah, sì. Barbara Tabita cosa augura Barbara Tabita? La serenità. La serenità, in assoluto, non, guarda, non esiste nient'altro, la serenità di stare in salute, di vedere le persone, soprattutto adesso che sono genitore, fondamentale vedere i propri figli che stanno bene, il proprio compagno che sta bene, la propria famiglia che sta bene, non esiste gloria, non esiste soldi, non esiste niente, la serenità prima di tutto. Grazie Barbara, alla prossima, grazie. Quando nasce un'attività commerciale è sempre un fatto positivo, quando questa attività commerciale nasce in un luogo del cuore, per usare un termine di moda, in un luogo storico della città, è ancora più importante. Questo hai tu spiegato, Pino, è un luogo importante perché è conosciuto come Piazza del Mercato, ma in realtà era qualcos'altro prima, in passato. Questo è un luogo del vissuto della nostra comunità, direi un luogo che esprime l'identità di Augusta, perché qui, oltre ad essere mercato della città, in realtà era qualcos'altro, come dici bene. Questo era l'area, il cimitero annesso alla chiesa madre, luogo che era destinato a coloro che non erano battezzati. Siamo alle spalle della chiesa madre ed esattamente ci troviamo laddove c'era una fonte d'acqua, in prossimità del cunicolo che porta sotto il cimitero, in realtà l'essiccatoio, il luogo essiccatoio che si trova proprio qui dietro questa parete, quei sedili destinati all'inumazione e alla prima fase della sepoltura. Ma poi a partire dal 1872 quest'area è divenuta il mercato, quindi un'area vissuta, direi l'agorà della nostra comunità, che è al centro tra il convento di San Domenico, che è una delle prime strutture edificate, siamo agli inizi del XIII secolo, e la chiesa madre, che è il frutto di una ricostruzione dopo il terremoto del 1693. Barbara Tabita, la madrina della serata, lo ha detto bene, tu lo hai ribadito nel tuo intervento, queste città avrebbero bisogno, più di quanto già non lo facciano, molto di più sicuramente, ripartire dalla bellezza. Questa è una cosa molto importante. Se imparassimo tutti quanti ad avere consapevolezza delle bellezze di cui siamo portatori, di cui siamo eredi, forse qualcosa comincerebbe a cambiare veramente. Diceva un grande: la bellezza salverà il mondo, e penso proprio che noi dovremmo ripartire proprio in questa fase storica di grande difficoltà. Barbara io l'ho citata per questo motivo, perché dico possono rappresentare i testimonial di una città che ha tanto da esaltare in termini di bellezza, e noi abbiamo bisogno di ripartire proprio dai nostri luoghi, di questi luoghi che esprimono sicuramente il meglio della nostra città.
bisogna dare atto che l'evento di questa sera è una inversione di rotta, il credere nella possibilità di ripartire da zero, di ripartire dalla bellezza, ripartire da quello che è il patrimonio identitario della nostra comunità.